Io sto alla sentenza del Consiglio di Stato, che la ritengo insomma anche positiva, perché cogliendo non tanto le parole mie, anche se sono stato il primo che ha parlato di obiezione di coscienza, forse ha colto le parole del Papa, di Papa Francesco, che ha detto chiaramente che i sindaci debbono poter fare l'obiezione di coscienza. Quindi trovarsi una sentenza a questo vuol dire che insomma ci stanno pensando un po' tutti. In realtà mi pare di aver capito, anche leggendo il testo, a parte che il decreto ovviamente avrà attuazione dalla metà di agosto, e quindi solo da quel periodo potranno poi i funzionari, perché si parla di ufficiali o stato civile, quindi un qualsiasi funzionario potrà insomma fare questo atto, perché si parla ovviamente di un atto da redigere. Probabilmente potranno essere delegati anche altri, però questo è un problema loro. L'importante è che sia stata sancita la possibilità per i sindaci e per i singoli di fare l'obiezione di coscienza. Quindi quello che dicevo io all'inizio, che è stato così attaccato pesantemente, perché io solo questo ho ripetuto più volte, che avrei fatto io obiezione di coscienza, e quindi non sei andato contro la norma, ma avrei fatto io personalmente, è stato sancito da un atto della Corte di Cassazione. Io lo ripeto perché ogni volta mi si viene detto che io sarei omofobo. Cioè, uno che pensa, che parla di famiglia, di figli, non è un problema di omofobia. Io ho amici, conoscenti tranquillamente che so che sono gay, ma questo non mi dà assolutamente fastidio. Un'altra cosa sono i diritti, la famiglia, però questo non mi pare che sia essere omofobi. Io posso tranquillamente insomma parlare, discutere, andare a cena con qualsiasi persona che a casa sua, nella stanza insomma della camera a letto, può fare per me quello che vuole.